innanzitutto facciamo un one-on-one, insomma un'introduzione, un ripassino di cos'è la malaria e quali sono le armi che abbiamo per combatterla. Da lì a capire come usarle, il passaggio è puramente logico. E in premessa sarà interattiva. Facciamo un gioco, così ve la ricordate meglio. Siamo alla lezione oggi, dovete partire per una meta esotica. Pensatevi una e immaginate che domani dovete partire. Cosa fate al lato pratico? Innanzitutto ripassiamo cos'è la malaria. Allora, ovviamente malattia parassitaria è data da quattro tipi di plasmodium, ciclo, malaria, virus, epovale, e non è cosa. Ha un ciclo vitale, ripassiamolo brevemente. La riproduzione sessuata avviene nell'intestino medio della femmina delle zanzare di tipo Anopheles. Quando viene il passo di sangue, il parassita va nel sangue e va prima nel fegato. Nel fegato fa riproduzione asessuata, a un certo punto uccide la cellula epatocitaria, nel fegato risiede per un tempo variabile, da 10 a 40 giorni. Dopodiché viene rilasciato, va nel sangue, il sangue infetta il globulo rosso e anche qui si riproduce. E uno dei problemi è che la lisi del globulo rosso avviene tutta improvvisamente, avviene in maniera appunto ciclica e sincrona tra i vari globuli rossi. Dopodiché, dando una parassitemia, veramente, quando la zanzara fa il passo di sangue successivo, se ne ricorda di andare sempre al capo. Perché ha senso ricordarsi il ciclo vitale? Perché da questo, con un po' di fantasia, si può dedurre la clinica. Quindi, chiaramente, nella fase in cui è nel fegato, sintomi non ce ne sono, perché se ne sta solo nel fegato. Nel momento in cui inizia a esserci una parassitemia, un'emolisi e tra l'altro la liberazione di alcuni pigmenti del parassita, ecco che dobbiamo mettere assieme l'effetto piretico dei pigmenti, l'effetto della parassitemia, che sono gli stessi sintomi alla fine della batteriemia, e l'effetto dell'emolisi, che è soprattutto un'astemia e variazione. Quindi la clinica sarà data una specie insomma paragonabile a quella di un'influenza stagionale, insomma, una clinica molto generale, ecco. Quindi astenia, mal di testa, disturbi addominali e quant'altro. Nei casi in cui è particolarmente grave, e questo accade solo per il falciparum, allora le cose si fanno serie. E io ho messo una nota in cielo, secondo me, particolarmente utile per ricordarsi i sintomi. Quindi come glicemia, anemia, edema polmonare, acidosi lattica, infezioni e sostanze di insufficienza renale. Quindi il ripassino della clinica fatto. La diagnosi molto semplice, cerchiamo la parassita nel sangue, se ce n'è abbastanza lo vediamo, se non ce n'è abbastanza se ne va a ricevere. Torniamo al nostro gioco. Allora, voi dovete partire per la vostra meta. Cosa fate? Ecco, la prima cosa è vedere dov'è la malaria, chiaramente. E anche qua conta moltissimo sapere quale tipo di plasmodio è presente. La classificazione più grossolana, più storica, è quella ABC. In sostanza, A non c'è pertenenza, il rischio è minimo. B c'è il rischio molto consistente, ma non di tipo falciparum, che è quello grave, il cattivone. C c'è il rischio consistente anche di falciparum, e questa è più o meno la divisione. In soldoni, come sono distinti? Il falciparum c'è praticamente dappertutto, nelle zone equatoriali, e cioè tropicali e subtropicali. Il malaria è anche lui molto diffuso, ma un po' meno del falciparum. Gli altri due, ovale e vivax, sono abbastanza complementari. Nella tecnica, l'ovale è a forma di ovale perché riguarda l'Africa, l'Africa subsahariana. Il vivax è complementare all'ovale. In soldoni, ecco. Però c'è un problema che non solo le singole nazioni hanno una distribuzione molto eterogenea all'interno, cioè tra una nazione e l'altra, oltre che all'interno della stessa nazione, delle specie, ma soprattutto la resistenza ai singoli farmaci è anch'essa molto eterogenea. Il risultato è che ogni paese di fatto fa un caso a sé stante. E quindi ci sarà da tener conto di questo quando ragioneremo sulle linee guida. Torniamo al nostro gioco. Allora, dovete fare la cosa. Quindi, adesso sappiamo, abbiamo ripassato cos'è la malaria, dobbiamo difenderci. Beh, la prima cosa per evitare la malaria è evitare l'anofeles, banalmente. E quindi ci sono tre modi di fare profilassi: quella comportamentale, cioè starci lontani, quella meccanica, Lazzariere e affini, e quella chimica, Autan e affini. Partiamo da quella comportamentale, iniziamo con il quiz, alzata di mano. Secondo voi, fra questi soggetti, qual è che rischia di più? Guardatemi un attimo.
chi dice la A? Alzata di mano. Chi dice la B? Chi dice la C? Nessuno, che non quasi nessuno. La F? E la C, la D, scusate, chi si vede? Quasi nessuno. La E? La F? Ok, finora il massimo è stato nella B. Allora, la risposta è la D, è quella che dorme. Perché? Perché è di notte. Cioè, la zanzara noferes è fondamentalmente notturna. Quindi il rischio è eminentemente notturno. Fra questi soggetti, chi rischia di più? Dipende dalla vita di chi dice la A? Chi rischia? Scusate, chi rischia di meno? Chi rischia di meno? La A? La B? La C? La D? Finora la A, un po' più risponde, ed è giusto, perché stranamente le zanzare, essendo nere, Darwin insegna, se vanno sul bianco durano poco, per cui odiano il bianco, odiano i colori chiari e vanno volentieri sui colori scuri, quindi meglio vestirsi di colori chiari. Fra questi soggetti, l'ultimo su questo ciclo, è chi dice chi rischia di meno, la A o la B? La A? Qualcuno? La B? Più o meno uguale. Beh, la differenza qui è che la B porta i sandali e questa non è una grande idea quando si ha a che fare con la malaria. Meglio se ne pescare questi vari più grosse possibile e eventualmente cappellini se si riesce. Quindi la valigia adesso sapete come farla. Dovete scegliere l'albergo, abbiamo capito che conta la notte e quindi scegliere l'albergo è vagamente importante. Cosa dovete fare? Allora, innanzitutto quando contattate l'albergo verificate che abbia l'aria condizionata e che abbia le zanzariere. Ogni volta che andate, che ritornate in stanza, dovete controllare la stanza, millimetro per millimetro, cercando delle zanzare, se le trovate, bomboletta, che non potete portare in aereo, dovete comprarla quando arrivate, e la ammazzate con la bomboletta. Quindi, un po' di regole pratiche. Fatta, ecco, ora veniamo alla parte dei repellenti, la parte chimica, a Osanna e a Fini. Allora, i repellenti sono sostanze che si mettono sulla pelle e sui vestiti. E hanno un'azione che comprendiamo poco, è una forse un'inibizione, forse una sovraeccitazione degli organi sensitivi delle zanzare, il fatto sa che la zanzara non riesce più a essere stimolata, a essere attirata dal nostro corpo, dalla nostra pelle. E quindi l'idea, ecco, innanzitutto per essere efficace il repellente deve esserci fisicamente sulla vostra pelle, tenendo conto che evapora, che viene assorbito, che la vostra pelle può essere bagnata, oppure che potete proprio rimuoverlo meccanicamente. Quindi conta molto che rimanga. E questo è un grave problema, perché le molecole che abbiamo tendenzialmente evaporano facilmente dalla pelle. Esistono per fortuna delle formulazioni non plastic che durano un po' di più, ma si arrivano al massimo di 6 ore. Il problema è che non ci si può fidare che contiene queste 6 ore, perché sono molto variabili. Consideriamo quindi una durata di sicurezza di 3 ore. Se dura 3 ore e voi non avete una zanzariera, vuol dire che se dormite dovete mettere la sveglia ogni 3 ore e ripassarvi su tutto il corpo la pomata. Quindi attenzione è appunto questo problema. Attenzione quando scegliete la sostanza il principio attivo, insomma, perché gli unici che sono veramente validati storicamente, sono gli unici di fatto diffusi in Italia, sono i primi due moleculi, la TET e la KPR. Che sarebbe appunto dietilitolamide, la KPR è una sigla di 3 righe, e comunque la KPR. Tutte le altre, soprattutto quelle naturali, come gli oli essenziali di limone, di eucalipto, non sono altrettanto validate, per cui ci si può fidare un po' meno. Qui abbiamo alcuni esempi, dopo chi vuole fare anche il sommelier, che sono disponibili, sia di quelli buoni, sia di quelli non buoni, gli oli essenziali come. Quando scegliete anche la formulazione fisica della sostanza, attenzione, perché gli uniche che sono veramente efficaci sono creme e lozioni, gli altri spray, ecco, sono di nuovo meno validati, ci si può fidare un po' meno. Quindi se uno opta per le creme, tendenzialmente la concentrazione ottimale si deve essere del 10%, è la maniera più sicura. Dove dovete metterle? Allora, su tutta la pelle esposta, fatta eccezione per occhi, chiaramente, e quindi anche la fronte, perché nella vostra meta esotica che avete pensato fa un caldo, per cui non appena sudate è un'autostrada prima dei vostri occhi. Orecchie, metterne poca nelle orecchie, anche in fronte metterne poca nelle orecchie, e evitarne molto ovviamente. E sono sostanze irritanti, infatti l'ultimo consiglio che vi do su queste sostanze, appunto, attenzione che sono sostanze irritanti. Quindi, se avete delle reazioni di secondo reazione allergica, qualsiasi infezione cutanea,
sapone neutro e rimuovere la sostanza, e non è proprio. Lavarsi le mani ogni volta che ve la spannate e ogni volta che tornate in albergo fatevi un bagno. Altra cosa, attenzione ai bambini, perché uno dei problemi è che se la mangiate nella vostra meta esotica ci rimanete in eterno. Quindi evitate. Ecco, altra cosa. Supponiamo che arrivate nella vostra meta e vi siete dimenticati la crema. Cosa dovete fare è rimanere se non forti. Zanzariere anche addosso. Se arrivate e non avete, e vedete che la camera d'albergo non ha le zanzariere, estremi rimedi, ce le portate voi. E sono queste, vi portate un vaso sulle mostro, sono una serie di dispositivi che si applicano al letto, sono le bed nets, che sono leggermente ingombranti. In Italia costano molto perché non sono diffuse, conviene di spice comprarle dopo, anche perché mentre in valigia, insomma, è sfido chiunque. E alcuni consigli, qui proprio fisica quantistica avanzata: la rete deve essere più grande del letto. Ecco. Secondo consiglio di quantomeccanica, se avete comprato un modello che non arriva al pavimento, dovete rimboccarla sotto il materasso. Appunto, nozioni avanzate, quindi non deve entrare assolutamente niente. Funzionano benissimo, c'è solo un difetto, e il difetto è molto semplice: dovete dormirci dentro, e non favoriscono proprio di cambio d'aria. Ecco, una cosa molto nota è che ci sono le zanzariere impregnate. Queste non sono le sostanze che abbiamo visto prima, cioè le pellenti, sono completamente diverse, sono i derivati del piretro, quindi i piretroidi cosiddetti, la permetrina, eccetera. Questi hanno un'azione diversa, sono fondamentalmente degli insetticidi, cosa che gli altri non erano, altri non erano. Quindi ammazzano i insetti. Io mi sono sempre chiesto, ma perché ha senso mettere, voglio dire, la zanzariera già meccanicamente impedisce il passaggio delle zanzare, perché devo metterci anche questo? Beh, intanto perché per un po' di giorni uccide proprio gli insetti nel circondario. Secondo, perché se ci sono dei fori nella zanzariera, per passarci l'insetto deve intossicarsi, quindi protegge. E terzo, perché hanno un'azione comportamentale, rendono le zanzare meno aggressive. Ecco. A questo punto, secondo voi, tutti questi metodi meccanici, vi ricordate la classificazione ABC, ha senso metterli per la A, per la B o per la C? Cioè, in quale senso? Chi dice che ha senso metterli per la A? No, ha senso metterli per tutto. Ha senso metterli dalla A alla B alla C. In generale bisogna proteggere, se ogni volta c'è un minimo rischio. Quindi non mi chiedo neanche la B e la C, a maggior ragione bisogna metterli per la A. Ecco, altra cosa. Il vaccino, che dice che... chi si ricorda, insomma, se esiste o no? Esiste il vaccino della malaria? Chi dice che non esiste il vaccino della malaria? Metà. Allora, il vaccino esiste, ciò nonostante, ha senso usare, nel senso, viene usato ovviamente su larga scala. Chi dice che viene usato, come vi ho posto la domanda, è un pochino capziosa. Chi dice che non ha senso, la maggior parte, non ha senso, ha senso, è un vaccino recente, lo conosciamo poco, potrebbe diventare il futuro, però ancora non ci sono dati solidi che appunto suggerino la sua validità, ancora non è completamente validato. Quindi se non c'è un vaccino completamente efficace dobbiamo utilizzare il presidio farmacologico. Ripassino, quali sono i farmaci che funzionano contro la malaria? Sono sostanzialmente tre classi, sono i derivati del chinino, il chinino stesso in particolare, il chinino è il farmaco più vecchio, storico, funziona benissimo, è il migliore come efficacia, però è estremamente tossico, si diventa sordi, ciechi, si vomita, tutto, quindi leggermente impegnativo. E poi la clorochina, che è un derivato del chinino, che invece ha il problema opposto, è un farmaco tollerabile, abbastanza, però ha il problema, poi vi mostrerò, che sta prendendo, si sta diffondendo, si rifiuta molto la tolleranza, insomma la resistenza alla clorochina. I derivati della temisinina funzionano abbastanza bene, ma sono molto rapidi. Quindi hanno un farmaco che ha un'emivita dell'ordine dell'1-3 ore risulta poco pratico. Però funzionano bene, ma hanno pochi anni di farmaci di vita più lunga. E poi, cose più recenti, sono quelli che agiscono direttamente sul gametocita, che sono i transmission doping, cioè la prima china. Questo è un esempio di protocollo, cioè di dosi abbastanza standard di prevenzione per il viaggiatore. Quindi avete qualche dosaggio. Questa la resistenza alla clorochina, vi dicevo, è un fenomeno che si è diffuso ampiamente, però non è ancora totale, soprattutto per il PFAS.
auspicio, senza stare lì a farsi domande, un protocollo un pochino più raffinato e chiedersi. Ricordate la classificazione ABC? Ecco, questa è una variazione sul tema un po' più moderna dell'ABC, che prescriveva i farmaci per i vari rischi. Quindi se non c'è rischio si fa solo la prevenzione per i costruttori mentali, comportamentali, la chimica. Rischio di tipo 2 c'è solo il Vivax, oppure Faciclorum, ma ancora, ancora sensibile alla clorochina, e questi sono i farmaci, quindi la clorochina per l'appunto. Nel tipo 3, appunto, Vivax e Faciclorum, però con la resistenza alla clorochina, quindi bisogna passare a farmaci di seconda linea. Tipo 4, quando appunto c'è il rischio elevato di Faciclorum, di quello resistente, allora bisogna passare a farmaci ancora più cattivi. Ecco. Ciò nonostante, vi avevo mostrato prima il discorso della microvariabilità. Ogni paese fa caso a sé. Quindi, se voi dovete partire all'atto pratico per un paese dove c'è la malaria, dovete andare sul sito del CDC, c'è una tabella enorme, paese per paese, che vi prescrive il farmaco che meglio si adatta a quel paese, tenendo conto della microvariabilità e delle resistenze in quello specifico paese. Oppure, ecco, quindi questo è tutto giusto. C'è solo un problema, che sono farmaci abbastanza impegnativi. Quindi ci sono categorie di pazienti dove non si possono adoperare così, senza considerare, diciamo, morbidità o il paziente specifico. Quindi un'altra cosa che dovete fare è andare sulle linee guida, per esempio per gli inglesi sono le più consigliate, più insomma, diffuse, e è un file di 150 pagine, per ogni tipo di paziente vi dice quali farmaci potete e non potete fare. Perché va detto che ci sono tante categorie di pazienti qui che sono molto delicate. La donna incinta, vi ho proposto qua un decalogo delle regole da seguire se siete appunto donne incinte che devono fare un bilancio. Ecco il decalogo, non andateci. Non andateci, se proprio dovete andarci, attenzione, soprattutto perché nella donna incinta è più difficile la diagnosi, perché c'è un effetto di la placenta sequestra, cioè questo placentare del falciparum, e attenzione perché quando è nella fase quella preclinica, quella subclinica ancora, può essere già molto problematico, può dare aborto spontaneo, può uccidere il bambino e anche uccidere la madre. Poi, queste sono alcune categorie, in maniera un po' scherzosa, qui ci sono tante solite categorie di pazienti a rischio in cui bisogna stare attenti perché non tutti i farmaci si possono fare. Non stiamo a elencare quali farmaci si possono fare per ciascuna di queste categorie, però stare attenti, ricordarsi di consultare quel file che vi ho detto. Concludiamo con un'ultima cosa. Vi ricordate sicuramente che si dice classicamente che alcune malattie proteggono dalla malaria. Secondo voi, quali fra queste hanno un ruolo di protezione? Cioè, quali di questi pazienti hanno bisogno della profilassi? Chi dice che la mia falciforme ha bisogno della profilassi? Chi dice sì? Nessuno. Chi dice che non ha bisogno della profilassi? Qualcuno. Poi, dopo vi diamo soluzione, talassemia. Chi dice che ha bisogno della profilassi? Qualcuno. Chi dice che non ha bisogno della profilassi? Nessuno. La famiso, chi dice che ha bisogno? Diversi. Chi dice che non ha bisogno? Nessuno. Allora, tutti hanno bisogno della profilassi. Il discorso che protegge, che diminuisce il rischio, è in parte vero, ma non del tutto. Lo protegge i pazienti in maniera piuttosto moderata, in conseguenza di queste malattie. Nella fattispecie, per l'anemia falciforme, c'è effettivamente una moderata protezione, però attenzione, perché poi sono pazienti che sono più facilmente, hanno una più alta mortalità quando si ammalano. Nella talassemia non c'è una protezione accettata, non c'è. Anche se è vero che una volta che si ammalano, i pazienti talassemici avranno forme non come non gravi, cioè più difficile che arrivino alla forma quella completamente malignia. Nel favismo c'è un piccolo, ecco, non, niente di che, però una leggera protezione c'è, però attenzione che si dice che alcuni farmaci non si possono fare perché favoriscono l'emolisi. In realtà anche questo è un dato abbastanza controverso, si dice perché soprattutto la clorochina è il problema. In realtà pare recentemente che anche la clorochina si possa fare tranquillamente, però bisogna, insomma, avere un occhio di riguardo per questi pazienti. Ecco, e quindi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e grazie mille.